Ciao, sono Luca e in questo video vedremo una scheda total body a casa con un bilanciere per aumentare la massa muscolare. Punteremo alle super serie per la massima intensità e eventualmente anche per compensare i minor carichi che hai a casa a disposizione. Dopodiché faremo un movimento per ogni gruppo muscolare, quindi 7 esercizi nei 60 minuti con massima intensità, carico adeguato e come sempre postura di base molto precisa. Per il petto puoi fare una classica panca piana, se non hai la panca piana puoi fare a terra le spinte classiche, per l'appunto, ancora una volta diventa una panca piana però fatta a terra. Perdi un po' arco di movimento, però può essere un buon compromesso per colpire il petto, per l'appunto, con un bilanciere. Questo in super serie con rematore con bilanciere, presa in supinazione, quindi loro due in super serie. Partiamo in generale con un 4x12, quindi prima serie spinte a terra, prima serie rematore, seconda serie spinte, così via, tipo ping pong per 4 volte. Dopodiché petto e schiena sono a posto e sicuramente è interessante allenarli insieme per cambiare un po' le cose rispetto al solito. Dopodiché passi per appunto a spalle e braccia, per le spalle un military press classico, che sia seduto oppure un overhead press in piedi, però in piedi è molto più difficile ovviamente per la zona centrale del corpo e non solo. Attento a non inarcare la schiena, se non hai una panca va bene una sedia per fare il military press seduto. In super serie con un French press con bilanciere classico, ancora una volta che sia a terra oppure su panca. In super serie con un curl con bilanciere. Stai un po' attento ai carichi per evitare magari di cambiare il carico da un tipo di esercizio all'altro, magari trovo un compromesso. Alla fine conta primariamente l'intensità. Su per il tempo ad aggiungere e togliere il peso, si perde un po' di dinamismo e divertimento. Quindi faremo loro tre in super serie: prima serie primo, prima serie secondo, prima serie terzo, seconda serie primo, seconda serie secondo, seconda serie terzo, così via per 4 volte per l'appunto. Dopodiché passi agli addominali, fatti invece per i fatti loro, e puoi fare in questo caso uno scalp hunter oppure un tucks, alcune varianti diciamo per cambiare un po' le cose rispetto al solito, ancora una volta per colpire un po' la zona centrale del corpo. 4x12, pause di 30 secondi fra una serie e l'altro, dopodiché sei perfetto. E infine per le gambe, squat con bilanciere se hai il rack, non se lo vale il bilanciere da terra, altrimenti hack squat con bilanciere, quindi sollevi il bilanciere o da terra se usi almeno dischi da 20, così il baricentro è alto per quanto riguarda il bilanciere, altrimenti lo appoggi su una panca perché non può arrivare troppo in basso, altrimenti dopo se i dischi sono più bassi rispetto per l'appunto al diametro da 20, dopo il problema si pone nel momento in cui dopo il baricentro si abbassa e vai troppo in basso. E per l'appunto hack squat ha il vantaggio che se non hai il rack puoi farlo comunque, lo appoggi su una panca, fai per l'appunto questa variante e ripeto, se i dischi sono inferiori a 20 come diametro ti fermi prima di arrivare con il bilanciere che tocca per terra, per evitare per l'appunto di stressare troppo le articolazioni perché il baricentro sarebbe troppo basso. Dopodiché con questi 7 esercizi hai una scheda completa, 4x12, petto e schiena in super serie per i loro, spalle e braccia loro 3 in super serie, addominali per i fatti suoi, gambe per i fatti suoi, hai una scheda con la quale poter partire per l'appunto per avere ottimi risultati. Nel corso del tempo aumenterai cariche del 5% ogni 2 settimane, arrivando a fare un 5x8, dopodiché sei perfetto per l'appunto, ovviamente poi dopo se hai anche manubri, elastico, panca e così via, ovviamente aumenti un po' la varietà e quant'altro, però intanto partendo proprio da zero con un bilanciere basta per essere proprio super, super essenziali può essere una buona idea. Quindi mi raccomando poi la postura di tutti gli esercizi, scapole addotte, le press, cioè si avvicinano e si abbassano, espiri quando vai a contrarre, come sempre focus sul pompaggio e così via. Te ne mando il mio paradigma dell'autoconsapevolezza e infine come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online. Ciao!